La grave emorragia di risultati che ha colpito il guardiagrele nel corso delle ultime settimane ha seriamente compromesso le ambizioni d'alta quota della truppa granata, che cerca a questo punto di dare un senso alla propria stagione, affidandosi alle cure di quel Donato Anzivino ormai di casa da queste parti. Al Tino Primavera arriva la Spallanciano a caccia di punti per allontanarsi dai pericolosi meandri della zona play-out. Dopo l'inizio istituzionale per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia, la gara si apre col botto e dopo appena tre primi dal fischio d'avvio il guardiagrele passa fulmineamente in vantaggio. Felice intuizione di Rispoli, che riesce a trovare lo spazio per appoggiare in avanti verso Costantino, sostituto dell'acciaccato contestabile, che fredda Trivilino in uscita e va a festeggiare davanti ai suoi tifosi. Il buon avvio guardiese è un seguito al 17esimo con lo scambio stretto con Dragani e il tiro di granata che si impenna oltre la trasversale della porta spallina. Le due squadre hanno un approccio guardingo alla contesa e la Spal, che deve usare di più per raddrizzare il risultato avverso, rischia qualcosina al 35esimo con Trivilino che deve improvvisarsi difensore aggiunto e con qualche brivido di troppo riesce ad evitare guai peggiori. Dopo aver rischiato il definitivo tracollo, la Spal rialza la testa in chiusura di frazione e fa con Lalli le prove generali per riacciuffare il risultato. Rullo ha qualche patema, ma grazie ai suoi compagni di reparto e alla cattiva mira del 9 rossonero preserva il risultato. Ma il pari è soltanto rimandato e si concretizza al 43esimo con un piazzato da limite calciato magistralmente dallo specialista Vitone, che insacca l'incrocio dei pali. Alla ripresa delle ostilità le squadre sembrano accontentarsi del risultato di parità e, salvo sporadiche occasioni, i due portieri sono scarsamente impegnati. Allo scoccare del quarto d'ora ci prova il neo entrato Fusco a dare un po' di vivacità al proprio reparto avanzato con la sua battuta ravvicinata che viene disinnescata sul fondo dall'attento Trivilino. Al 19esimo fioccano le proteste da parte di mister Anzivino, che invoca l'assegnazione della segnatura per Dragani, che infila nel sacco, col signor Camplone di Pescara che non è della stessa opinione e ravvisa un presunto fallo dello stesso Dragani ai danni di Di Camillo. Saranno questi gli ultimi fuochi della compagine guardiese, che non darà noie ulteriori a Trivilino. Lo stesso non si può dire per il suo omologo Rullo, che non ha problemi al 29esimo sull'incornata prevedibile di Lalli, ma che invece deve capitolare al 41esimo quando Lalli si riscatta con gli interessi raccogliendo con tempismo il traversone di Spadano e infilando Rullo nonostante il vano tentativo di ostacolare il bomber frentano da parte di Bruni. Presidente Lannutti, una vittoria che serviva molto per la vostra classifica, tutt'altro che tranquilla. Sì, la classifica sicuramente non tranquilla. Anche con questi tre punti non è che ci siamo tranquillizzati, comunque è una vittoria che vale doppio per noi, meritata in campo penso, anche se abbiamo preso un primo gol un po' un errore del nostro difensore, un po' forse qualche millimetricamente parlando un fuorigioco, però c'è stato. E poi loro hanno vissuto la partita un po' su quel gol fatto, però noi ci abbiamo creduto fino alla fine, ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, abbiamo ribaltato il risultato, una vittoria molto importante. Una politica dei giovani, la vostra, che magari fa correre qualche rischio ma alla fine poi paga. Sì, fa avere sempre un'adrenalina addosso molto alta. Ho visto il ragazzo che è entrato, Luciani, un ragazzino, ha fatto bene come gli altri ragazzini e come tutti. Sì, è una politica che è rischiosa, però ormai l'abbiamo sposata e la portiamo avanti, compatti, coesi nella società, ci crediamo in questa politica, anche perché penso che forse fare calcio così, non dico che costa di meno, ma forse ci si arrabbia di meno in una sconfitta che può arrivare tranquillamente da squadre nettamente superiori alla nostra, però quando vinciamo sicuramente gioiamo di più. Mister, c'è ancora tanto lavoro da fare, ma sono pochi giorni che lei è tornato qui a Guardiagrele, quindi ci sono tantissime attenuanti. Non è tanto che bisogna parlare di attenuanti, cioè l'importanza dell'incontro lo si sapeva. Penso che probabilmente ci hanno dato un gol regolarissimo, perché è entrato a prendere palla in scivolata come fanno tanti difensori Dragani, quindi penso che il gol fosse regolare. Ma al di là di quello la squadra ha profuso l'impegno massimo per fare il risultato, abbiamo subito specialmente il secondo gol in maniera un po' rocambolesca e niente, indubbiamente abbiamo diversi infortunati che dobbiamo recuperare, specialmente nei fuori quote dove non ci sono campi. Però voglio dire, in questi momenti qua che ci verifichiamo tutti quanti, è importante, adesso c'è un obiettivo, l'obiettivo è chiaro, sono i play-out, per cui tirarsi e restare fuori dai play-out è la cosa più importante. Lei è guardiagrele di casa, però condurre una squadra già allestita da altri è obiettivamente un po' più difficile. No, ma ritengo al di là di avere un gruppo, appena recuperiamo gli infortunati,
un buon gruppo che può fare bene. Indubbiamente quando si entrano in queste situazioni non è soltanto una questione di uomini, di tecnica, di tattica, di schemi, perché indubbiamente una squadra che fino a poche settimane fa lottava per i playoff adesso si trova con un obiettivo diverso, cambia l'aspetto nervoso e credo che i ragazzi saranno bravi a ricompattarsi, a rimodellarsi per un nuovo obiettivo.